Siamo con Francesca Parlangeli, il libero di Savallese Millennium Brescia, un'altra bella vittoria contro Perugia. Questa notte e parte di domani vi godete il primo posto in classifica. Sì, diciamo che noi abbiamo giocato in anticipo, quindi il nostro l'abbiamo fatto, mettiamola così. In questo momento, dire prima che in classifica ti vengono un po' le vertigini e soprattutto si rischia di perdere poi la concentrazione, perché mercoledì abbiamo un'altra partita, è una trasferta comunque infrasettimanale, sono le partite diciamo un po' più trasferta difficili. Trasferta anche abbastanza lunga. Sì, infatti sono quelle un po' più difficili, perché magari non dico che le prendi sotto gamba, però magari sai che non devi perdere e si innescano poi delle cose mentali che non voglio neanche pensarci, quindi noi facciamo il nostro come stasera, anche nei momenti difficili abbiamo portato a casa il secondo set e dobbiamo far questo insomma da qui alla fine. Sì, proprio appunto sul secondo set, una Perugia che sicuramente è una squadra che lotta su, come tutte le squadre, su tutte le palle, e nel secondo set vi ha portato ai vantaggi. Avete temuto qualcosa in quel punteggio, in quella lotteria appunto 23? No, in quei momenti si cerca di stare concentrati, di portare a casa il cambio palla, perché poi diciamo che la nostra arma vincente è il muro difesa, quindi in quei momenti bisogna essere lucidi e portare a casa il cambio palla, battere bene, perché secondo me il primo e il terzo set abbiamo battuto bene, quindi facilitiamo il nostro gioco, che è quello appunto di muro difesa, e bisogna, cioè anche merito a Perugia, perché comunque secondo me non merita la classifica che ha. E come ho detto l'altra volta, adesso ci sono le squadre che si devono salvare, che lotteranno su ogni partita, e noi che siamo lì in cima e vorremmo starci, quindi anche poi quelle centrali che devono accedere ai playoff. Certo. E adesso è un po' tutto interno al lotto. È una battaglia per tutti. Sì, cadere nelle ultime partite è facile, quindi bisogna mantenere la concentrazione, allenamento dopo allenamento. Per di più appunto le sorprese, tipo settimana scorsa di Mondovì, che è uscita sconfitta da Marsala, che fino a qualche settimana fa qualcuno dava già per spacciata, invece ha ripreso il treno anche per potersi salvare. Sì, sicuramente giocando appunto anche la prossima settimana tre partite in giorni così ravvicinati non è sempre facile, poi sicuramente magari hanno infortuni, adesso non lo so bene, però non è sempre facile mantenere la concentrazione e la determinazione, e scivolare è semplice, soprattutto quando sei così in alto e ti gira un po' la testa. Bene, io ti ringrazio, ti faccio andare a festeggiare questa prima posizione in classifica e complimenti per questa sera. Grazie, ciao!